tutto va male. Lo diceva mio nonno, era un meridionale. Lo pensavano in tanti, comunisti presunti, e no. È un paese l'Italia, che governano loro. Lo diceva mio padre, che ci aveva un lavoro e credeva nei preti, che chiedevano i voti anche a Dio. È un paese l'Italia, dove un muro divide a metà la ricchezza più assurda dalla solita merda, coppie gay dalle coppie normali. È un paese l'Italia, che rimane fra i pali come Zorro. Attualissima questa canzone di Masini, ha 7 anni ma è attualissima. L'Italia che rimane al palo come Zoff. Ben ritrovati allora amici e amiche che ci seguite dal Triveneto e in streaming dovunque voi siate. Ringrazio gli amici di Caracas, come sempre, gli amici di Londra o del Brasile, amici italiani che vivono in quegli stati e che grazie allo streaming riescono a appunto vedere il nostro telegiornale. Sì, è l'Italia che rimane al palo, no? E oggi ho visto l'esultanza della Camusso per i voucher, no? Però io penso anche a quei giovani che con i voucher riuscivano comunque a lavorare 3, 4, 5 giorni, no? E si mettevano in tasca 4 lire o 4 euro, ma non erano assistiti con le ferie, con la malattia, e ora chi li assume? Chi li assume? E questa è la sintonia. Pensare oggi che il posto fisso sia quello di 30 anni fa, bisogna avere il cervelletto veramente come non volevo, stavo dicendo come quello della scimmia, ma offenderei la scimmia. Si è tanto parlato negli anni scorsi, e qualcuno che oggi applaude al fatto che i voucher sono stati tolti, qualcuno che applaudiva la globalizzazione è questa. La globalizzazione è che questa penna in Italia costa 90 centesimi, la stessa penna in Austria costa 30, vai in Polonia costa 10, vai in un altro paese costa 5. E quindi la sfida sui mercati è impari. Sì, è vero, i voucher, ma scusate un attimo, ma quelle persone che vanno a lavorare magari durante la vendemmia avevano comunque, no, la possibilità di prendere dei soldi. Oggi aumenterà il nero? Nero inteso come, perché qualcuno poi dice di me o hai sempre in mente, no, il nero inteso come non dichiarato. Quindi ho trovato molto strano, no, che l'Italia appunto continui, come diceva Masini, a rimanere al palo, ma non è una novità, non è una novità. Allora, la domanda che abbiamo posto nelle precedenti edizioni del telegiornale: vietato entrare nel centro città per i mendicanti a cattoni e balordi, sei d'accordo? L'81% dice sì, il 19% dice no. Ma la notizia del giorno, mentre si discute in Europa, si fanno i grandi discorsi, la Turchia è stata chiara, sia oggi che ieri. Ieri cosa ha detto la Turchia in merito al voto olandese? Presto guerre di religione in Europa. La sinistra profezia del ministro degli esteri turco Çavuşoğlu, dopo le elezioni olandesi, state portando l'Europa verso l'abisso, in Europa inizieranno presto delle guerre sante. E oggi Erdogan, vi ricordo che la Turchia sta prendendo miliardi dall'Europa, quindi nostri soldi, per fermare lì. Cosa ha detto Erdogan oggi pomeriggio, testualmente? Da qui faccio un appello ai miei fratelli in Europa. Vivete in quartieri migliori, comprate le auto migliori, vivete nelle case migliori, non fate 3 figli, ma 5, perché voi siete il futuro dell'Europa. Questo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.
La domanda è questa: fate 5 figli, presto guerra di religione in Europa. Voi siete d'accordo? Io personalmente dico di sì. E un domani dovranno rispondere con la vita anche quelle persone che hanno deciso di aprire i confini a tutto e a tutti. Perché la mia difesa, la difesa dei miei figli, la difesa dei figli dei miei figli sarà contro chi vuol sottometterci. Questa è la domanda, se volete potete rispondere. Andiamo, che abbiamo tanti servizi e tanti collegamenti. 83 anni, Marcello Di Giusto, originario di Cassacco, è deceduto nel tardo pomeriggio di oggi in un incidente accaduto a Collalto di Cassacco. Siamo in provincia di Udine, lungo la strada statale 13 Pontebana. Dalle prime notizie, l'auto condotta dalla vittima si è scontrata frontalmente con un'altra vettura che procedeva nel senso opposto, nei pressi dello svincolo che conduce dalla Pontebana verso Cassacco. Di Giusto è morto all'istante per le gravi ferite riportate nel violento impatto, mentre l'altro conducente è stato ricoverato a Udine in gravi condizioni, ma pare che non corra pericolo di vita. Tragico incidente a Padova alle prime ore dell'alba, il bilancio è di una vittima e 2 feriti. Il servizio. Un incidente la cui dinamica è al vaglio della polizia locale di Padova, ma che purtroppo alla fine è costato la vita ad un uomo, con il ferimento in maniera grave di una persona e lieve di una terza. Questa mattina alle 6.15 a Lungargine, Gerolamo Rovetta, nel capoluogo euganeo, un camion della Nettezza Urbana ha impattato contro 3 auto. Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che una barra laterale di posizionamento del cassone scaricabile del camion si sia sfilata, colpendo le vetture che sopraggiungevano in senso opposto. Al volante di una Nissan Juke vi era Massimo Bettini, 58 anni, di Teolo, che non è riuscito a sopravvivere al sinistro. 2 persone sono invece state estratte all'interno di un piccolo veicolo commerciale da parte dei vigili del fuoco. Uno di loro è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale. Il conducente della 3ª auto coinvolta ha riportato invece ferite lievi. La strada è stata chiusa al traffico per consentire la rimozione dei veicoli e tutta la viabilità padovana nella zona è andata in tilt. Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio pure a Fiumicello, sempre in provincia di Udine. Un 61enne del luogo installa il suo ciclomotore per evitare un cane che gli è sbucato all'improvviso, è caduto violentemente a terra battendo la testa. Soccorso dal personale del 118 è stato condotto in gravi condizioni a Udine con l'eli soccorso. Trovato senza vita nel fiume Adda invece il corpo del giovane udinese, le cui tracce erano sparite da 2 mesi. Il servizio. È stato ripescato nel tardo pomeriggio di ieri, nelle gelide acque del fiume Adda, a Paderno, in provincia di Lecco, il corpo senza vita di Lorenzo Vendruscolo, il 24enne, studente udinese, misteriosamente scomparso dai primi di febbraio. Il ragazzo studiava all'Università di Padova. Dai primi giorni di febbraio i familiari avevano perso i contatti, allertando le forze dell'ordine. Già il giorno 6 del mese scorso, pochi giorni dopo la sua scomparsa, la cellula del suo telefonino aveva agganciato nei pressi di Paderno d'Adda, in Lombardia. Ogni ricerca però non andava a buon fine, fino alla macabra scoperta di ieri pomeriggio, quando un passante notava galleggiare sul corso d'acqua il cadavere del giovane. Sul posto giungevano i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari. Poche ore dopo il ritrovamento, la conferma dell'identità della vittima. Ora aspetta gli investigatori far luce sulle cause della morte del giovane. Dammi la domanda, qualcuno, state già rispondendo in tanti, ma uno dice, risponde, perché rispondere a una domanda la cui risposta è scontata? Ma questo lo dice lei, perché se la risposta fosse scontata si chiudono i confini. Oggi ne sono arrivati 1800, faccia un po' il conto lei, sbarcati 1800. Vicenza, grave incidente a Malo, un giovane travolto da un'auto finisce in rianimazione. Il servizio. Malo. Un giovane di 25 anni è stato investito da un'auto mentre percorreva a piedi via Leonardo da Vinci. Ora è ricoverato in condizioni molto gravi all'ospedale San Bortolo a Vicenza. L'incidente è accaduto alle 19 di ieri sera sul tratto di strada ex SP46 chiamato via da Vinci, davanti per intenderci al Bacco Tabacco. Le cause sono ancora in corso di accertamento. Stando a una prima ricostruzione, il giovane AF, nato nel 92, domiciliato a Malo, stava camminando sul lato della strada quando è sopraggiunta una Lancia Y guidata da AR, 78 anni, anche lui residente a Malo. Impatto devastante, situazione molto critica. Sebbene, infatti non lo farò più.
Romea nel caos questa mattina per una serie di incidenti di viabilità ampiamente compromessa. Sono tre gli incidenti stradali avvenuti questa mattina lungo la strada statale Romea in un orario di punta per il traffico locale. Il primo sinistro all'altezza di Giare di Mira ha coinvolto un mezzo pesante che ha impattato contro due automobili in transito attorno alle 8 del mattino, 5 le persone coinvolte. Il secondo sinistro un'ora più tardi è accaduto al chilometro 106 e si è trattato di una fuoriuscita autonoma in località Lugo a Campagna Lupia in direzione Mestre. All'interno del veicolo una coppia laziale uscita da sola dalla macchina finita a ruote all'aria. Il terzo incidente è stato invece un tamponamento avvenuto pochi minuti dopo, probabilmente a causa dei rallentamenti dovuti al secondo sinistro. Sta di fatto che la viabilità è andata completamente in tilt in entrambe le direzioni, con i mezzi di soccorso impegnati a prestare le cure ai feriti, nessuno di grave entità, e a ripristinare la sicurezza lungo la statale. Sono state segnalate code per gran parte della mattinata. Al lavoro, polizia locale, vigili del fuoco, SUEM 118 e carabinieri. Attenzione, perché c'è la revoca dell'obbligo di catene o gomme invernali sulla rete di autovie venete a partire dalla mezzanotte di lunedì 20 marzo. Non più quindi dal 15 di aprile, ma con lunedì 20 marzo dalle 00 si possono levare le gomme e le catene, non più tenerle. La decisione di anticipare la revoca, la data di scadenza era appunto il 15 aprile, è dovuta alle temperature particolarmente miti che stanno caratterizzando questo periodo. Allora, andiamo col primo ospite, due minuti, grazie. Sì, Mauro Tavella, guida sicura, parliamo di Italian Baia Mondiale e soprattutto di McGride. Le gare sono concomitanti, ma come mai non si è mai riusciti, almeno in questo ultimo periodo, ad arrivare ad una soluzione? Il problema non dipende da noi. Come ho già detto in più occasioni, la data dell'Italian Baia non è una data che sceglie Mauro Tavella. Una volta noi eravamo in marzo ed è vero. Poi è capitato che negli Emirati Arabi Uniti, ad Abu Dhabi, hanno costruito il circuito Yas Marina e hanno fatto il Gran Premio di Abu Dhabi a novembre. La gara che c'era a novembre di Abu Dhabi l'hanno trasferita a marzo e da un po' di anni a questa parte hanno insistito affinché le gare europee, cioè la prima l'Italia, si spostassero dal mese di marzo. Per diversi anni ho cercato di combattere per tenere quella data, per rimanere in marzo. È capitato che a maggio del 2014 a Parigi, in riunione, niente meno che lui, il capo supremo Jean Todt, è intervenuto in riunione con noi in mezz'ora, ci ha detto: cari signori, le baie europee, tolta quella che si fa in Russia che deve essere fatta sulla neve, le baie europee si fanno, aprono la stagione in estate, perciò da giugno in avanti fino a settembre si fanno le baie europee. E Jean Todt sostanzialmente quel giorno ha detto, anche se non l'ha fatto così, ma di fatto ha detto: Tavella, la tua baia la fai a giugno. Italia ha detto in quel caso. Ovviamente cerco di mettere in funzione di quello che mi dice la federazione in base, e la federazione poi che decide quando si fa la gara. Io ben volentieri metterei la gara al 20 di giugno, cioè la settimana dopo di quella, cioè il 26 di giugno, perché non vorrei mai disturbare gli altri, anche i colleghi che organizzano il rally della marca, anche a loro è stato creato un problema. Ma purtroppo quando lo decide la federazione internazionale è molto drastica. Il mondiale in Italia si fa dal 15 al 18 giugno. Se vuoi fare la gara a metà di luglio, vai a farla, ma il mondiale non ce l'hai. Purtroppo è così. Questo. Grazie Mauro, no, è stato molto chiaro, molto, molto semplice. Lì poi funziona come la baia di primavera che si sta avvicinando a grandi passi. Certo, certo. Weekend prossimo, ragazzi. Weekend prossimo. Ma tu sei qua il venerdì? O sì, ma anticiperò giovedì, dai, meglio, sì, perché c'è forse una sorpresina per Alessandro Ruoso. La diremo giovedì. Padova, turista giapponese tenta il suicidio ma viene salvata. I carabinieri però vogliono vederci chiaro. Padova, giapponese tenta harakiri ad personam, bloccato. Si è sistemato in una camera dell'hotel Galileo e ha tentato di farla finita con un cocktail di farmaci e alcolici. Il SUEM 118 e i carabinieri sono intervenuti nell'albergo di Via Venezia su richiesta del personale che ha dato l'allarme. Il giapponese, 38 anni, era arrivato domenica. È stato trovato riservo nella bagno della stanza. Accanto a lui c'era una confezione vuota di psicofarmaci, anche se la circostanza va verificata perché le scritte erano in stretta lingua nipponica. Sempre lì a terra c'era una bottiglia di vodka vuota e anche un biglietto scritto a mano, ovviamente in lingua giapponese.
un messaggio probabilmente rivolto ai familiari, ma le forze dell'ordine lo vogliono decifrare temendo che ci sia qualcosa di più di un semplice tentativo di suicidio. Un incendio di sterpaglia alimentato dal vento ha tenuto impegnati oggi pomeriggio i vigili del fuoco in rogo, si è sviluppato lungo la Cimpello Sequal, siamo in comune di San Giorgio e Richinvelda e ha interessato una vasta porzione di campagna. Sul posto tre autobotti dei pompieri, una del comando provinciale di Pordenone e due dal distaccamento di Spilimbergo. Tentata rapina, pensate, in piazza San Marco a Venezia. I rapinatori coprono la fuga lanciando dei fumogeni bianchi. Il servizio. Una coltre di fumo bianca che sale al cielo in una piazza San Marco che anche oggi alle 13 era invasa come sempre da turisti e residenti. Quel fumogeno però era una messa in scena pensata da una coppia di turisti per coprirsi la fuga a seguito di una tentata rapina avvenuta alla gioielleria Missiaglia. Le commesse, capita l'antifona, hanno provveduto a chiudere la porta d'ingresso e così i malviventi hanno girato i tacchi a mani vuote, fuggendo grazie ai favori della finta nebbia. Le forze dell'ordine, subito precipitatesi sul posto in assetto antiterroristico, hanno provveduto a transennare l'area dando subito la caccia ai malviventi, non certo facile visto che il fumo aveva coperto anche le immagini di videosorveglianza. I due, che sarebbero stati armati di pistola, alla fine si sono mescolati tra i turisti facendo perdere le proprie tracce. Un fumogeno piuttosto ampio, perché queste sono le immagini raccolte quest'oggi a Venezia. Serata di paura invece a San Donà di Piave per una rapina a mano armata, indagini serrate dei carabinieri. I carabinieri di San Donà di Piave sono al lavoro per cercare di identificare i malviventi che ieri sera sono entrati in azione presso il supermercato Alì di via Dante Alighieri attorno alle 20. L'orario di chiusura, che per i banditi ha rappresentato il momento giusto per portare a termine il blitz criminale. Tre malviventi armati di pistola si sono fatti consegnare i soldi da una cassiera. Il bottino è ancora in fase di quantificazione. Al setaccio eventuali immagini di videosorveglianza della zona per capire come i banditi abbiano raggiunto l'obiettivo e per raccogliere anche indizi in grado di incastrare i fuggitivi. All'esterno un complice avrebbe aspettato i colleghi pronti per guadagnarsi una buona via di fuga. Sta di fatto che il tutto è avvenuto nel giro di pochissimi minuti. All'interno del punto vendita vi erano anche alcuni clienti, i quali hanno raccontato la loro testimonianza ai militari dell'arma. Albanese scappa all'alto della polizia, ma viene raggiunto e arrestato. Non si ferma all'alta della polizia, rischiando di provocare anche un paio di incidenti con manovre azzardate e tenta anche di sterzare verso la volante per mandarla fuori strada. Il rocambolesco inseguimento avvenuto all'alba di ieri nella periferia sud di Udine. Protagonista è stato un cittadino albanese di 31 anni, arrestato al termine della corsa per resistenza a pubblico ufficiale e condotto ai domiciliari in attesa di essere processato per direttissima. L'inseguimento è cominciato intorno alle 5.10 a Cusignaco. Alla vista della paletta, l'uomo, alla guida di un Alfa 147, ora sotto sequestro, ha accelerato e fatto un'inversione a U, con rischio di collisione con la volante e con altri veicoli in transito. Nuovamente raggiunto dalla pattuglia, l'uomo ha provato a sterzare verso la vettura di servizio per speronarla o buttarla fuori strada. In prossimità di una curva, quando la pattuglia lo stava già superando per fermarlo, ha accelerato con il rischio di provocare un frontale. Una volta raggiunto è stato arrestato e, come detto, in attesa di giudizio. Presunte molestie alle lavoratrici impiegate presso il centro di accoglienza di Bagnoli. Dopo il sindacato di polizia UGL interviene anche il consigliere regionale di Luciano San Donà della lista Zaia Presidente. Sul caso delle presunte molestie sessuali all'interno del centro di accoglienza di Bagnoli nel Padovano è intervenuto nelle scorse ore anche il consigliere regionale della lista Zaia Presidente Luciano San Donà, dopo che anche il sindacato UGL della Polizia di Stato tramite il vice segretario nazionale Mauro Armelao aveva chiesto giorni addietro lumi sulla questione e un maggior rafforzamento dei controlli. Nel campo di Bagnoli si sarebbero verificati e probabilmente si verificheranno ancora se la situazione
questione non sarà affrontata e risolta definitivamente, presunti episodi di molestia a sfondo sessuale perpetrati, dice il consigliere regionale, nei confronti delle lavoratrici che operano all'interno della struttura. Si tratta, dice Sandonà, soprattutto di donne, di lavoratrici venete, in massima parte residenti nella zona della Bassa Padovana e dipendenti della cooperativa che si occupa in prevalenza delle pulizie del complesso ubicato nella frazione di San Siro e che attualmente ospita almeno 800 persone. Il consigliere punta alla rottura del muro del silenzio definendolo inaccettabile. È necessario, conclude Sandonà, un intervento da parte del prefetto e delle forze di polizia. I responsabili di questi episodi vanno individuati e gli autori degli abusi puniti ed espulsi, prima di tutto per la tutela delle nostre lavoratrici e per ripristinare un minimo di legalità all'interno del campo. Allora, abbiamo 2 minuti per ogni persona adesso, però non potevamo non parlarne. Oggi sono 2 anni da quel 17 marzo del 2015, quando avvenne quell'efferato delitto che uccise 2 fidanzati a Pordenone, Teresa Costanza e Trifone Ragone. A 2 anni di distanza si stanno consumando sedute, insomma, in corte d'assise. La prossima sarà dedicata ai fratelli di Teresa e poi lui, l'imputato, il 31 di marzo, Giosuè Ruotolo. Io inizierei con Eleonora, che è la mamma, Eleonora Ferrante, che è la mamma di Trifone. Eleonora, abbiamo 2 minuti. In 2 minuti lascio a te il compito di sottolineare questa giornata. Pronto? Non sento il ritorno. Pronto, Eleonora? Pronto, ecco. Sì. Ecco, no, volevo dirti, in 2 minuti, raccontami questa giornata, cosa rappresenta e qual è, insomma, il tuo desiderio alla fine. Il mio desiderio è rappresentare il dolore devastante che ancora colpisce le nostre famiglie, il dolore mai sopito di questa morte assurda e inspiegabile di questi nostri 2 figli, di Trifone e di Teresa, sia per noi che per la famiglia Costanza. E vogliamo esprimere, io esprimo sempre la riconoscenza verso i grandiosi inquirenti di Pordenone che hanno portato all'arresto di Giosuè Ruotolo, il responsabile della morte dei nostri figli. Il nostro unico rammarico è che ancora Rosaria Patrone si trovi a piede libero, perché lei è concorrente sia morale e sia istigatrice dell'omicidio ed è libera. Il giorno 27 febbraio, che c'è stata l'udienza in cui lei si è avvalsa della facoltà di non rispondere, ho assistito con grandissimo dolore a una manfrina pazzesca, cioè la Rosaria Patrone che abbracciava la madre del Ruotolo, che sembravano 2 pupazzi poi, fra l'altro, era una cosa un po' grottesca. Questa donna è una manipolatrice, vuole manipolare anche l'opinione pubblica o eventualmente la corte, vuol far credere che vuole bene alla mamma del suo ex fidanzato. Se voleva bene alla mamma del suo ex fidanzato, prima dell'omicidio, prima che il suo fidanzato uccidesse Trifone e Teresa così in modo premeditato e così studiato a tavolino, andava dalla mamma di Giosuè Ruotolo e diceva: signora, attenzione che vostro figlio è fuori di testa, vuole fare questo, vuole uccidere il collega per una lite per il posto. Sicuramente i genitori sarebbero intervenuti e lo salvavano anche al figlio, perché ora il figlio prenderà l'ergastolo e starà in carcere, giovanissimo, rimarrà in carcere. Questa è Rosaria Patrone. Sono 2 persone, 2 individui, neanche persone, non definiamoli persone, 2 individui capaci di qualsiasi cosa. Bene. Poi sono anche, c'è una caratteristica che è la serialità, questi sono capaci di tutto, possono uccidere ancora. Sono bene, pericolosi. Sono appena... Nessun'altra famiglia deve patire la sofferenza che stiamo patendo noi. Proprio è devastante il nostro dolore, devastante. Ti sono vicino come dal primo momento. Un grande abbraccio, Eleonora, a te e al marito Francesco e a tutti i tuoi figli. Grazie ancora. Ora invece dalla mamma, dalla famiglia di Trifone Ragone andiamo
alla famiglia di Teresa Costanza, perché anche loro, insomma, quest'oggi hanno partecipato ad una cerimonia di commemorazione. Rosario, sei in linea? Sì, Gigi, pronto. Buonasera, direttore. Allora, siamo in linea con Rosario, che è il papà di Teresa, reduce appunto dalla cerimonia in chiesa. Due minuti dedicati appunto a Teresa e a Trifone, dedicati a quanto si sta tenendo a Udine, Rosario. Intanto ti ringrazio, Gigi, del pensiero che tu sempre hai per Teresa. Ecco. Guarda, in questo momento siamo sempre in attesa di arrivare al giudizio finale, sperando che, ma siamo fiduciosi al giudice e a tutto il PM che sta lavorando, e quindi credo che non ci dovrebbero essere problemi, anche perché è lui, non ci sono dubbi. Ecco. Senti Rosario, tu hai detto, tu e anche Carmelina, tua moglie, che sarete presenti all'udienza del 31 marzo, quando sarà lui sul banco degli imputati a parlare, mentre la famiglia di Trifone, proprio per non dare soddisfazione, non vuole esserci. Perché invece voi volete esserci il 31 di marzo? Ma noi ci vogliamo essere anche per vederlo in faccia, anche per vederlo, perché lui dice che dovrebbe parlare, vediamo che cosa da dire, ecco, tutto qua. Quindi saremo presenti là. Come saremo presenti anche il 20. Certo, perché tra l'altro i due fratelli, lunedì c'erano due fratelli di Teresa Calogero appunto a Udine, e ci saremo anche noi. Un grande abbraccio, Rosario, a te, a Carmelina e ai figli. Grazie veramente. Allora, per chiudere questo ricordo doverosissimo per una città, insomma, mi collego con un amico prima, collega poi, che è il caporedattore del Messaggero Veneto a Pordenone, ed è Antonio Baci, che segue sin dalla prima ora, possiamo dire, quanto è accaduto a Pordenone, seguendo anche il processo che si sta tenendo a Udine, che proseguirà lunedì 21 di marzo e poi il 31 marzo, ho detto, quando ci sarà l'udienza clou con Giosuè Ruotolo, che finalmente parlerà, perché non ha parlato sino a settembre, da marzo, 17 di marzo, sino a settembre del 2015, non ha mai parlato. Perché? Perché aveva paura, pensate, ma queste sono cose che io non riesco. Non aveva dichiarato ai carabinieri che lui si trovava nelle vicinanze del forum di via Rosselli, intitolato al mio amico Crisafulli, per paura che la Guardia di Finanza non lo assumesse. È come se io, no, fossi davanti alla sede di un comune e vedo l'assessore che cade per terra e me ne vado. E poi dico, ma lei era lì? No, io no. E poi, dopo che passano i mesi, mi fanno vedere la mia macchina, ripresa la telecamera, dico, sì, ero lì, però non sono stato io a fargli lo sgambetto. Queste cose mi fanno impazzire. Come immagino che lo stesso amico e collega Bazzi segua, diciamo, attentamente quanto sta accadendo a Udine. In due minuti, Antonio, come puoi riassumere quanto sta avvenendo a Udine, a distanza, insomma, di due anni da quel terribile episodio? Beh, insomma, è un mondo che è passato nell'arco di due anni, no? Un mondo processuale fatto di due verità completamente opposte, no? Una è quella delle famiglie che chiedono chiarezza e anche convinte della colpevolezza dell'imputato, anche finalmente un atto di umanità e una confessione. L'altro è il muro della difesa che ribadisce la posizione che tu hai appena espresso, e l'unica colpa che si fanno è quella di non aver detto la verità dall'inizio. Ci sono però tante prove portate dalla procura su cui si sta discutendo, e c'è grande curiosità per capire l'imputato, come si porrà il 31 marzo fronte alle domande dell'accusa, della parte civile e della difesa. Non dimentichiamoci che lui sinora ha parlato una volta sola, ha preso la parola per dichiarazioni spontanee che sono durate pochissimo, nelle quali lui ha espresso sdegno per le accuse che gli venivano mosse, ma non è entrato nel merito. Questa volta dovrà rispondere alle domande puntuali dei PM, delle parti civili, e a quello che le famiglie chiedono di sapere, no? Quindi chiarezza sul fatto del motivo per cui una persona a cui muore un compagno di appartamento ed era lì ed è un militare non si spenda per trovare la verità se non ha niente da nascondere.
Hai centrato l'obiettivo. Grazie Antonio Bacci, caporedattore del Messaggero Veneto di Pordenone. In quel fatidico 17 di marzo 2015, io arrivai sul luogo del duplice omicidio pochissimo tempo dopo, con il mio operatore. Fumo infatti i primi a riprendere quelle immagini che sono poi anche prese dalle forze dell'ordine. E in un primo momento tutti pensavano al omicidio-suicidio. E tutti comunque guardavano in alto, perché sopra quel parcheggio c'erano le telecamere. Ma guarda un po', alla fine quelle telecamere erano farlocche, messe dal comune, acquistate dal comune, ma erano farlocche. Erano telecamere un po' come i dissuasori che troviamo lungo la carreggiata. Ma che senso ha mettere delle telecamere farlocche? Il senso di non poter essere arrivati subito ad avere comunque delle immagini che potessero indirizzare. Emanuele Lo Perfido e assessore comunale a Pordenone della sicurezza, assieme a Alberto Comisso. Assessore, prima di parlare di Polizia Municipale, decreto Minniti, facciamo un po' di chiarezza su queste telecamere. Ci sono ancora in città telecamere farlocche? No, non ce ne sono, anche se in realtà in città ci sono tantissime telecamere. Ci sono le telecamere, quelle che sono per la videosorveglianza. Sì, sì, certamente, certamente. Era assolutamente una cosa a dir poco scandalosa che si fossero spesi dei soldi per delle telecamere, appunto, giocattolo, perché era buttare via i soldi pubblici. Comunque, noi da quando ci siamo insediati abbiamo voluto fare una cernita delle telecamere. Dicevo, ce ne sono tantissime, ci sono le telecamere, quelle per la videosorveglianza, quelle che ruotano, insomma, che sono appunto dedite a individuare ciò che può accadere sotto le lenti delle telecamere ai fini della sicurezza. Poi ci sono le telecamere, quelle che sono nell'area perimetrale degli edifici pubblici. Ecco, quelle sono quelle magari ferme, tipo quelle del palazzetto dello sport. Certo è che dove c'è, diciamo, l'involucro dovrebbe esserci anche la telecamera. Noi abbiamo fatto una cernita, facciamo in modo che le telecamere ci siano e funzionino, perché altrimenti veramente i soldi pubblici vengono spesi malamente e si prendono in giro i cittadini. Assessore, abbiamo meno di un minuto. Decreto Minniti da una parte, nuovo regolamento di polizia locale dall'altra. Come cambierà Pordenone a livello di sicurezza? Ma purtroppo è il solito discorso del Parlamento italiano, che legifera con molta lentezza. Adesso c'è questo decreto legge che dà dei poteri molto importanti ai sindaci, ovvero quello di poter individuare delle zone per cui, nel caso in cui chi si comporti male, può ricevere una specie di DASPO, come allo stadio, ovvero viene espulso dalla città e non deve più ritornarci, proprio perché magari impedisce di usufruire dei beni, dello spazi comuni. Purtroppo è soltanto un decreto legge, vorremmo inserirlo all'interno del regolamento della polizia urbana che andiamo ad approvare, però agganciarsi a un decreto legge è una cosa che tecnicamente non regge molto. Quindi nel frattempo andremo avanti in attesa che questo diventi decreto legge e fare in modo che a Pordenone coloro i quali non si comportano bene, non rispettano il bene pubblico, gli spazi pubblici, vengono espulsi come vengono espulsi, dovrebbero essere espulsi i cittadini che non si comportano bene all'interno del territorio nazionale. Bene. Grazie assessore. Grazie a voi. Andiamo in Veneto velocemente, grazie, due minuti. Sì, eccoci con Fabiano Barbisan. Beh, parliamo di sicurezza del consumatore. È nato il consorzio di OC delle Venezie del Pino Grigio per quanto concerne quella parte lì, poi c'è la qualità verificata che riguarda tutta la filiera e la produzione. È certo che si tutela in qualche modo il Made in Italy. Beh, Made in Italy, partiamo anche col Made in Veneto, nel senso che dobbiamo dare certezza sempre più ai consumatori per sapere da dove proviene ciò che vanno a mangiare, che si accingono a comprare per alimentarsi. Questo vale per tutto. Adesso le occasioni, appunto, si sta rompendo un meccanismo che prima era l'anonimato, e si sta appunto andando in questo percorso. Ricordo però che l'Europa ci mette controcorrente, perché gli accordi col Canada ci fanno entrare in Europa e quindi anche in Italia una marea di prodotti che sono, non dico buoni, meno buoni, cattivi, che sono adulterati o che sono prodotti fatti con altri sistemi. E non è chiaro, perché le nostre regole, le nostre leggi sono più ferree, più a tutela dei consumatori. Bisogna intervenire.
vediamo di andare a comprare leggendo attentamente le etichette e soprattutto chiedendo che ci siano, anche al ristorante, chiedendo che ci sia la provenienza da dove arriva ciò che si compra per mangiare. È fondamentale questo. È fondamentale. Oramai è un rivolo, sta diventando un torrente, diventerà un fiume, perché l'Italia, con tutto quello che ha di prodotti caratteristici, non è giusto che venga bistrattata da altri prodotti. Bene. Che arrivano da altri stati. Bene, grazie Fabiano Barbisan, linea che può tornare a Pordenone al direttore. Minacciò un benzinaio che applicava prezzi sloveni. La Corte d'Appello condanna l'ex presidente provinciale di Ascom Gorizia, Pio Traini. Applicava prezzi competitivi, arrivando a far costare un litro di benzina, come nella vicina Slovenia, ma qualcuno ha dato fastidio. Nel 2011 Emanuele Rizzi, benzinaio di Gorizia, era riuscito, grazie anche a un accordo specifico con la compagnia Tamoil, a contenere il prezzo del carburante, per evitare, tra le altre cose, che la concorrenza slovena potesse metterlo in ginocchio. Apriti cielo, ad insorgere era stata l'intera categoria dei benzinai, che attraverso il suo rappresentante, Pio Traini, tra l'altro ex presidente dell'Ascom provinciale Isontina, aveva fatto non poca pressione nei confronti dello stesso Rizzi affinché rivedesse i prezzi al rialzo. Stando alla denuncia sporta dal benzinaio, che si è affidato all'avvocato Paolo Lazzari, per 3 giorni di seguito Traini si presentò da lui, intimandogli di alzare i prezzi e di riportarli su valori simili a quelli adottati da tutti gli altri, pena l'incendio del suo distributore. Di uno dei colloqui è rimasta traccia nella registrazione che Rizzi effettuò su consiglio della polizia e all'insaputa di Traini in occasione della sua terza visita, il 12 marzo 2011, e che è finita poi nel fascicolo aperto dal PM Luigi Leghissa. Il messaggio era sempre lo stesso, i prezzi dovevano tornare ad allinearsi con quelli praticati dai concorrenti italiani e l'avvertimento anche, se non l'avesse fatto, i concorrenti avrebbero dato fuoco al suo distributore. Il reato configurato era quello di estorsione. Nel 2015 Traini, assistito dagli avvocati Enrico Agostinis e Giuseppe Campeis, era stato condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione e a 5 anni di interdizione di pubblici uffici, più un risarcimento di 5.000 euro nei confronti di Rizzi. Ieri la Corte d'Appello di Trieste ha confermato la sentenza di primo grado, convalidando la condanna di tentata estorsione. La pena è stata ridotta a 6 mesi di reclusione, ma è stata eliminata quella accessoria di interdizione ai pubblici uffici. È possibile ora che Agostinis e Campeis ricorrano in Cassazione. Nascondeva 2 chili di hashish, arrestato dalla polizia a Pordenone. La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 34 anni per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di un ingente quantitativo di hashish nascosto all'interno e nei pressi della propria abitazione. A Pordenone, nel corso dei normali servizi di controllo del territorio, agenti della squadra volante, di fronte ad una persona sospetta che aveva mostrato evidenti segni di nervosismo, hanno deciso di approfondire le verifiche con una perquisizione domiciliare con il supporto dei colleghi del reparto prevenzione crimine di Padova e di un cane antidroga della questura di Padova. Il fiuto dei cani ha condotto al nascondiglio, dove erano stivati oltre 2 kg di hashish suddivisi in 18 panetti e in 10 ovuli, oltre a 40 g di marijuana e a 9 quadratini di probabile sostanza allucinogena. Il sequestro ha riguardato anche la somma di circa 3.600 euro in contanti, probabile provento dell'attività illecita. Sono in corso indagini da parte della sezione antidroga al fine di accertare la provenienza e la destinazione dello stupefacente sequestrato. Parliamo di lotta contro i tumori, abbiamo Luigi Tomadini, lui è presidente della Lega Italiana Lotta Tumori, e poi abbiamo anche Sasha Boranga, che fa parte sempre dello stesso sodalizio. Allora, I fuori classe della prevenzione, come si diventa un fuori classe della prevenzione oncologica, Presidente? E noi domani lo spiegheremo, diffonderemo questo libretto, e questo fa parte, c'è il manifesto, qua c'è Totti, come questo libretto che noi diamo, ci sono dei consigli utili, si può fare prevenzione per evitare i tumori, per prendere dall'inizio un tumore che sta insorgendo nel proprio corpo. E noi facciamo questa settimana proprio per sensibilizzare. Allora, saremo domani mattina in piazzetta Cavour, daremo il materiale, offriremo la possibilità di iscriversi alla nostra associazione, regaleremo 0,5 litro di olio perché è un alimento certificato contro i tumori, e quindi cercheremo di entrare in contatto con la gente per
farli pensare un momento. È inutile mettere la testa sotto la sabbia, dobbiamo prendere coscienza e affrontare le cose e assumere stili di vita sani. Questo vuole fare la LILT. Sasha Boranga, qual è l'auspicio? Allora, sicuramente noi vogliamo che ci sia più gente possibile, perché noi cerchiamo di aiutare gente, siamo presenti da tutte le parti, tanto è vero che siamo in ospedale in ospedale civile, siamo in Crò di Aviano, siamo in San Vito e adesso abbiamo un sportello anche in Policlinico. Quindi vi state, diciamo così, espandendo macchia di leopardo. Di aiutare, diciamo, gente. Quello che è importante, capisci, non è parlare, però essere presenti e aiutare gente, perché c'è tanto bisogno e anche informazione e tutto. E fai conto passare... che questa cosa l'ILT la sta facendo da 16 anni. Questo è il 16° anno, eravamo presenti quasi sempre in piazzetta Cavour, dove saremo anche domani. Speriamo di stare insieme, lavorare insieme e veramente poter aiutare chi ha bisogno, perché secondo me quello che è importante è soprattutto questo. Bene. Domani piazzetta Cavour, da domani mattina, per essere così vicini alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori, ci sarò anch'io, perché è giusto, insomma, essere sei sempre vicini. Stato sempre. E ci hai sempre aiutato. Grazie a Tomadini, grazie a Sciascia, grazie Luigi. Allora, in molti mi hanno telefonato per dirmi: direttore, l'acqua della fontana di Piazza Risorgimento è inquinata. Ma come è inquinata? Altri mi dicevano: no, è per il Giro d'Italia. Ma perché? Ecco perché. Perché l'acqua era colorata di lilla, no? Allora, ma perché era colorata in questi giorni di lilla? Perché il 15 marzo si è festeggiata la sesta giornata nazionale del fiocchetto lilla. Grazie al Comune di Pordenone, oggi questa fontana, appunto quella di Piazza del Risorgimento, dà voce alla speranza di chi lotta contro i disturbi del comportamento alimentare, contro ogni pregiudizio e forma di ignoranza. Quindi una fontana colorata per ricordare appunto la settimana nazionale del fiocchetto lilla contro i disturbi del comportamento alimentare. Dichiarazioni invece oggi della governatrice del Friuli Venezia Giulia Deborah Siracchiani e dell'assessore competente Panariti in merito al sostegno all'occupabilità dei giovani, attiva giovani. Le dichiarazioni. Ci siamo resi conto, mettendo a disposizione dei nostri giovani gli strumenti che già conosciamo, i tirocini formativi, i contratti, le diverse forme contrattuali, che c'è una fascia di ragazzi che resta a casa, cioè che non riusciamo ad intercettare con le politiche attive del lavoro. Quindi l'attiva giovani mira proprio a questo, ad andarli ad intercettare, a tirarli fuori da casa, a offrirgli un'opportunità che può essere un impegno sociale, può essere appunto un impegno lavorativo a termine o a tempo indeterminato, comunque retribuito, e che serve a reindirizzarli all'interno del mercato del lavoro. Credo siamo i primi e gli unici in Italia che hanno deciso di sperimentare un incentivo all'assunzione per quelli che sono i voucheristi intensivi del 2016 per il 2017, quindi di guardare anche a tutte quelle persone che stanno lavorando con i voucher e che immaginano e sperano di avere una stabilizzazione nel loro lavoro. 4,5 milioni di fondi del Fondo Sociale Europeo e regionali, che vanno a integrare tutte quelle che sono le altre risorse che già utilizziamo per le politiche attive del lavoro. È importante dire che si tratta di misure che integrano quelle che sono le nostre politiche attive del lavoro e che dimostrano che il pubblico lavora bene e può rispondere a quelle che sono le esigenze di occupazione dei giovani della nostra regione. Il nostro gruppo televisivo ricerca per le province di Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste, Venezia, Rovigo, Treviso, Padova, Belluno, Vicenza, personale ambossesso da inserire nel settore commerciale. Si propongono mesi di pratica e poi l'assunzione a tempo indeterminato. Le persone interessate potranno telefonare al numero che vedete in sovraimpressione. Svelato il bilancio 2016 di Friuladria, istituto bancario in crescita, previste nuove assunzioni. Servizio.
Un istituto bancario in crescita, come è stato chiuso il 2016 e soprattutto quali sono le prospettive per il 2017? Crédit Agricole Friul Adria si presenta con i conti del 2016 con una banca più solida di prima, un indice patrimoniale del 12,3 in crescita, più redditizia, 37 milioni di utile, l'anno precedente erano quasi 5 in meno, e che distribuirà più dividendo ai propri azionisti. E sul territorio ha distribuito circa 1 milione di euro per sostenere iniziative locali. Quindi una banca che continua a crescere, lo sta facendo da tantissimi anni, una banca capace sia di essere internazionale ma anche profondamente locale, e una banca che per il prossimo triennio ha progetti di crescita importante, crescita quantitativa. Un po' controtendenza rispetto ad altri istituti di credito che licenziano, voi assumerete? Noi assumeremo, perché per crescere c'è bisogno di competenze nuove, e il settore bancario in Italia sarà interessato da una diminuzione importante. Noi riusciamo, oggi siamo 1477, riusciamo ad assumere proprio perché cresciamo come dimensione, cresciamo come quote, perché investiamo in tecnologia, investiamo in risorse umane, e quindi anche questa controtendenza ci fa molto piacere. Una volta c'erano le BCC come riferimento del territorio, Friul Adria che parte può giocare? Noi non ci riteniamo competitor nel senso negativo delle BCC. Le BCC fanno un lavoro che Friul Adria non ambisce a fare, e sono importanti nel sistema bancario le banche di credito cooperativo. Friul Adria ha una dimensione, ha uno standing in parte differente, è una banca interregionale, e quindi in questo senso il mercato ha bisogno di BCC che funzionino bene, e c'è uno spazio importante anche per Credit Agricole Friul Adria. Il nostro riferimento è quello di avere una risposta a 360 gradi per tutti i clienti. Essendo parte di un gruppo, noi ci riteniamo capaci di portare le imprese in tutto il mondo, in qualsiasi dimensione, e quindi questa appartenenza al gruppo fa sì che noi possiamo accompagnare l'impresa in Australia, oppure possiamo anche essere capaci di farla crescere qui nel locale, e così è per le famiglie. Quindi mi faccia dire che ci piace tanto la competizione positiva. Sitin di protesta questa mattina a Gemona del Friuli, del SAP regionale, contro la chiusura della postrada di Tolmezzo. Oggi presenti qui come SAP a Gemona ancora una volta per ribadire no alla chiusura del distaccamento di polizia stradale di Tolmezzo. Come avevamo annunciato, eccoci qua nella seconda giornata in piazza per far firmare alla collettività, ai cittadini, la nostra cartolina che abbiamo preparato da inviare al ministro Minniti. Come ho detto in precedenza, non sentono gli operatori della sicurezza, non sentono i politici, perché anche l'altro giorno al Consiglio regionale è stata bocciata la mozione presentata dalla minoranza che impegnava la Giunta proprio per scongiurare la chiusura del distaccamento. Speriamo che ascoltino i cittadini. Come a Tolmezzo, oggi le cartoline sono andate a ruba e tutti i cittadini che si sono presentati al nostro banchetto hanno firmato la cartolina senza tentennare. Insomma, l'importante è che la gente capisca, conosca e si informi, no? Beh, noi facciamo questo, è da anni che denunciamo il sistema sta degenerando, il sistema sicurezza sta degenerando. Questa è l'ennesima riprova che alla brava gente del nostro paese la sicurezza è la prima preoccupazione, come fra l'altro ha sancito l'Istat e non il sindacato di polizia. Giornata dell'Unità Nazionale, c'è stata dunque l'alza bandiera. L'assessore Torrenti. Una cerimonia, quella dell'alza bandiera, in ricordo della fondazione del Regno d'Italia, importante, che ha visto tutti i comuni, diciamo, dell'area triestina, assieme al prefetto, assieme alla regione, presenti, un momento di festa con i bambini che hanno cantato l'inno nazionale, quindi diciamo un momento importante perché ricorda le ragioni dell'essere assieme, insomma ricorda tutti, insomma, in qualche modo che facciamo parte dello stesso popolo dal punto di vista della nostra cultura, dal punto di vista, diciamo, dei nostri interessi, della nostra nazionalità, un popolo inclusivo, di confine, però insomma ovviamente fortemente incardinato al nostro paese. In un momento, anche una giornata bellissima di sole, e credo che siano opportuni questi momenti congiunti di festa,
questa è una festa che è stata proclamata appena nel 2012, quindi relativamente recente, ma non recente il nostro stare insieme nel 1861 per il resto del paese, e ovviamente a cui Trieste si è accodata molto tempo dopo, però insomma mi sembra che sia stato un momento importante, dimostrata anche dalla gioia e dai sorrisi che c'erano in piazza. Allora, datemi la domanda che stiamo ponendo, che sta avendo, credetemi, un successo di risposte. Ma le cose sono queste. Del resto, nessuno si inventa. Allora, c'è stato il voto olandese e il ministro degli esteri turco Mevlut Cavusoglu ha detto: presto ci saranno guerre di religione in Europa. Sì, il ministro turco. Oggi pomeriggio Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, cosa ha detto in un comizio? Da qui faccio un appello ai miei fratelli in Europa: vivete in quartieri migliori, comprate le auto migliori, vivete nelle case migliori, non fate 3 figli, ma 5, perché voi siete il futuro dell'Europa. Sono parole queste che pesano. Allora la mia domanda all'europarlamentare Marco Zullo: cosa sta accadendo in Europa, Zullo? Cosa accadrà in futuro? Ma io mi chiedo, esisterà un futuro per l'Europa? Questa è una bella domanda. Purtroppo oggi la situazione non è delle migliori. La Brexit ne può essere un esempio. Perché stiamo vivendo un periodo di crisi? Perché la gente non è contenta di questo sistema Europa. E fortunatamente se ne stanno accorgendo anche coloro i quali questo sistema l'hanno creato. Bene, diremo noi. Però non stanno mettendo in atto nessuna azione forte, robusta, che ci dia un futuro. La settimana scorsa il presidente della Commissione Juncker ha presentato degli scenari possibili, ne ha presentati ben 5. E qua già andiamo a vedere come sia debole l'azione, perché da chi in qualche modo deve indirizzare o dare il là per un futuro? Io mi aspetto uno scenario. Dico, dimmi in che direzione vuoi andare e poi discutiamo, miglioriamo o meno. Il fatto di presentare 5 scenari è un po' come uno scaricabarile. Hanno di fatto velocità, tutto adesso hanno aperto un dibattito che non porterà a niente, certo, che terrà la testa dei cittadini impegnata in una discussione inutile, e intanto continueranno ad andare avanti, o meglio a non andare avanti, facendo passare il tempo. Oggi noi abbiamo bisogno di un sistema Europa che sia forte, e le dichiarazioni che ha letto prima ce lo dimostrano, perché se non guadagniamo l'unità e quindi una vera comunità europea, saremo perdenti. Allora, per far questo dobbiamo riformare l'Europa, e lo dobbiamo fare partendo prima di tutto ridando il potere di decisione ai cittadini. Oggi in Europa non sono i cittadini, i parlamentari eletti dai cittadini a decidere in che direzione andare, ma sono i commissari nominati dai singoli stati membri. Quindi non c'è nessuna rappresentanza dal basso. Quindi una delle prime riforme da fare in un'Europa che vuole arrivare a lungo termine è quella di ridare il potere ai cittadini, facendo in modo che sono i rappresentanti eletti a decidere le sorti dell'Europa, non qualcuno nominato, diciamo, da non si sa chi. Grazie all'europarlamentare Marco Zullo, speriamo di averlo in altre occasioni. Andiamo a Udine per vedere l'ospite assieme a Omar Costantini. Ci ha giunto in studio l'avvocato Barbara Zilli, voucher messi in cantina, anzi buttati in soffitta in attesa di capire come riutilizzarli. Sì, guardi, un'altra mossa del PD che gioca sulla pelle dei cittadini, in questo caso dei lavoratori, delle aziende, ma anche delle famiglie che utilizzano i voucher per dare assistenza domiciliare agli anziani piuttosto che assistenza ai bambini con il ricorso ai babysitter, alle babysitter, per fare che cosa? Per la lotta intestina che c'è
all'interno del PD per evitare quindi il confronto con gli elettori, perché il referendum, qualora fosse stato effettivamente indetto, avrebbe avuto ovviamente anche certo. un peso elettorale. Senta, e politico. Secondo alcuni calcoli, questi voucher dovevano essere utilizzati dallo 0,4%, di cui il 3% di questo 0,4 aveva un senso logico. Allora qualcuno ha detto, visto che era una bisogna cancellarla e fare qualcosa di valido. No? Ma io credo che abbia senso invece discutere del fatto che è vero, è stato introdotto nel 2003 con la riforma del lavoro di allora ed era uno strumento che doveva essere utilizzato per il lavoro occasionale, per il lavoro temporaneo, stagionale. Io credo ancora che sia uno strumento valido, tant'è che la Lega a livello parlamentare ha depositato una proposta di legge in tal senso per far sì che sia utilizzato esclusivamente per il lavoro occasionale. Che cosa ha fatto Renzi? Prima ha allargato le maglie dell'utilizzo di questi voucher, salvo poi con un colpo di spugna cancellare tutto. Lo strumento, secondo me, era assolutamente utile e valido, purché controllato ovviamente, e permetteva sia di far emergere il lavoro, parte del lavoro irregolare, sia di dare risposta a chi doveva ancora entrare nel mercato del lavoro oppure aveva delle situazioni particolari da gestire. Insomma, quindi, morale della favola, il sommerso emergerà più veloce dei dragaggi nei canali navigabili. Sicuramente. Questo è sicuro. Grazie all'avvocato Zilli per il suo intervento. Allineatore Pordenone, al direttore. Grazie. Il Pungi Topo. Destrieri già sull'attenti, già tentano anche di sommergere Comiso, visto che Comiso ha tentato di entrare in mezzo a loro e l'hanno scalciato, quindi i Destrieri sono più attenti di tutti. Prego. Salve. La notizia, diciamo, del giorno è la decisione del Senato ieri di, tra virgolette, salvare Minzolini. Minzolini doveva essere cacciato dal Parlamento, come fu cacciato Berlusconi, perché ha una condanna definitiva superiore ai 2 anni e quindi, sulla base della cosiddetta legge Severino, doveva andarsene. Però la decisione spetta alla Camera di appartenenza e alla fine la maggioranza ha detto no. Non entro tanto su questa vicenda. E voglio dire una cosa però. Questo signore è accusato di aver utilizzato, è stato condannato per peculato, è accusato di aver utilizzato non correttamente la carta di credito quando era direttore del TG1 alla RAI. E è stato assolto in prima battuta, è stato condannato a 6 mesi in più di quanto chiesto dal pubblico ministero in appello. Fra i giudici che facevano parte della Corte d'Appello c'era anche un signore che ha fatto politica per tanto tempo, era sottosegretario agli interni con Prodi e dopo è tornato a fare il magistrato. Per carità, Minzolini poteva anche ricusarlo, non l'ha fatto, ma mi fermo qua. Sta cosa mi ha fatto venire un flash. Ammettiamo che Renzi ridiventi segretario del Partito Democratico. E ammettiamo che uno dei suoi, come dire, avversari, l'attuale presidente della Puglia, che è un magistrato, alla fine della vicenda pugliese torni a fare il magistrato. E ammettiamo che questo signore si trovi a giudicare Renzi. Ecco, mi pare che questa sia una cosa, tra virgolette, normale, assolutamente no. Però è così. I magistrati possono, come dire, chiedere l'aspettativa restando in ruolo e tornare a fare i magistrati. Io credo invece che se uno decide di fare politica deve dimettersi, punto, e cambia mestiere. Sui giornali di ieri c'era una notizia carina. Le Poste hanno triplicato gli utili. Hanno distribuito gli utili, fra cui 150 milioni al tesoro, eccetera, bene.
Gli utili sono stati fatti diminuendo il personale di 2.500, no? 2.500 dipendenti in meno, più 5.700 prepensionamenti, così si fanno gli utili. Nello stesso giorno, nella cronaca locale del Messaggero, c'è una notizia che un telegramma spedito a Udine, da Udine, in un indirizzo di Udine, spedito il 27 di gennaio, è stato recapitato il 15 di marzo, dopo quasi tre mesi. Queste sono le Poste italiane, di cui tante volte abbiamo parlato, che fanno schifo, continuano a farlo, eccetera. Un'ultima battuta sulla vicenda genovese. Il movimento di Grillo fa, per selezionare i candidati a sindaco, fa delle consultazioni telematiche che si chiamano comunarie. Quindi i candidati si propongono e vengono scelti dagli aderenti. Bene, a Genova è stata scelta una candidata che evidentemente non piaceva a Grillo, per cui ha annullato tutto e adesso lui deciderà chi sarà. È normale in un partito che non è un partito, funziona come in Forza Italia dove decide Berlusconi, ma credo che a quel punto sia inutile provare a fare i democratici e quindi a fare le comunarie. Per cui se i risultati vanno bene, sono carini, allora bene, e se no si annullano. Ecco, non credo che questo sia un esempio di correttezza. Alla prossima. Undicesima edizione di All'Opera Ragazzi, tutto questo grazie alla storica società operaia di mutuo soccorso e di istruzione di Pordenone che ha compiuto 150 anni. Martedì 21 marzo alle 20.45 sarà l'Auditorium Concordia ad ospitare l'iniziativa La Fuggitiva, le vacanze di Jamila. Ingresso è libero, il direttore è Didier Nadai che tra l'altro è il direttore artistico della società ed è qui con noi, prego. Sì direttore, allora a cosa potremo assistere? Dunque, La Fuggitiva, è, come ha detto il direttore prima, appunto, è un'opera per ragazzi, ma in questo caso la proponiamo anche come opera per le famiglie. Opera di Lucio Gregoretti, un compositore romano della nuova generazione, figlio tra l'altro del celeberrimo regista. La Fuggitiva è opera scritta proprio per le scuole, ma quello che intende fare la società operaia, che tra l'altro, lo ricordo, è, si può dire, pioniera nel campo della divulgazione dell'opera per ragazzi, perché cominciò questa iniziativa nel 2007, quindi siamo all'undicesima edizione. Lo scopo della società operaia è di farne appunto un'opera anche per le famiglie. Il soggetto è La Fuggitiva, si riferisce a una bambina immigrata ovviamente, nessun intento politico, nessuna presa di posizione politica. Però è un tema di attualità. È un tema di attualità, ma trattato in maniera leggera, in maniera gentile, in maniera commovente anche. Lo stesso sottotitolo messo da Lucio Gregoretti è opera in forma di favola ottimistica e confortante. Ci è stato richiesto da molte famiglie, siccome è coinvolto nell'esecuzione il coro antoniano dei piccoli di Cordenons, un coro eccellente tra l'altro di bambini dai 7 ai 10-12 anni, ci è stato richiesto dalle famiglie di fare una replica serale. Ci sono quattro repliche per le scuole, quattro spettacoli per le scuole, il 21 e il 22 mattina, circa 2000 ragazzi. Lo facciamo per la prima volta la sera, però proprio su richiesta delle famiglie. E in questo caso io come direttore artistico ho insistito con la presidente Saccotelli, che mi ha ovviamente appoggiato, perché credo che sia il caso che i genitori si accorgano di quello che sanno fare i loro figli sul palcoscenico e che siano coinvolti appunto in questo tipo di operazione che ha un significato non solo didattico ma anche sociale e, ribadisco, per nulla politico. Grazie. Grazie, allora parliamo di domenica, la festa del papà. Ebbene, a Fagnigola da tempo è oramai in voga dar vita ad un torneo dei papà a cui partecipa lo stesso sindaco di Alzano X, Marco Putto. Giovanni Pacolic.
Azzano Decimo, 19 marzo, festa del papà con il sindaco Marco Putto, una bellissima iniziativa. Una bellissima iniziativa organizzata dall'associazione Borgo Arcobaleno, patrocinata dal comune di Azzano Decimo, che dà la disponibilità delle strutture e aiuta a collaborare all'evento, con lo scopo di realizzare una raccolta di fondi nell'ambito di questo torneo che si svolgerà sulla domenica 19 marzo, con il fine di appunto aiutare le nostre scuole. Quindi il ricavato di questo torneo verrà poi devoluto in favore delle scuole dell'Istituto Comprensivo di Azzano Decimo. E per dare ancora più visibilità a questa grandissima manifestazione, dalle 14.30 in diretta su TPN con l'altra domenica. Anche questo ovviamente è un evento che vogliamo sposare in toto, come sempre siamo vicini a questo appuntamento, ci saremo, io in questa circostanza farò anche il giocatore oltre che l'ospite, quindi vi aspettiamo il 19 di marzo. Benissimo, al 19 marzo a Fagnigola, aspettate che c'è anche Jasmine qua. Oh Palella, e tu cosa vuoi dire? È bello tutti! Grande! Prego, Fiorenzo Pugliatti, l'associazione Parent Project Onlus, perché? Beh, perché voi sapete che la festa del papà ricorda San Giuseppe, no? Però oltre alla festa di San Giuseppe c'è anche il Run Bike, tutto questo per beneficenza, prego. Sì, Pugliatti, quindi uniamo l'utile al dilettevole, comincia la festa di San Giuseppe, iniziative benefiche, tutto questo a favore di cosa? Ma in questo caso non abbiamo un'unica associazione, ma abbiamo più associazioni che vengono aiutate. Io mi adopero per Parent Project Onlus, distrofia muscolare infantile, ormai ci siamo parlati anche altre volte in questo studio, però qui abbiamo anche gli amici di Diego, abbiamo altre associazioni e sono le scuole, abbiamo la marcia ludica, una marcia che ci sono solo 5 km o 10 km che possono fare i bambini, e all'interno abbiamo questo secondo run bike che ormai abbiamo creato l'anno scorso come prima edizione e sta andando avanti molto bene con altre edizioni in altri posti, in altri paesi, e devo dire anche un grazie ai comuni che ci ospitano e che ci danno una grande mano. Qui in questo caso abbiamo la Proloco di Villanova che ha questi tre giorni di manifestazioni che basta darci un'occhiata e non hanno un minuto libero. Già stasera noi siamo qua e i pescatori di Cortellazzo stanno facendo da mangiare il pesce lì nella Proloco. Sabato pomeriggio, domani pomeriggio hanno le macchine americane. Quindi un plauso alla Proloco di Villanova, di Prata, perché si adoperano tantissimo, volontari ce ne sono tantissimi, e io dico, fare il volontario è una cosa bella per tutti, io direi provate perché vi fa stare bene dentro. Io ho provato questo e provo questo dal 2012 e non mi sono stancato, anzi credo di dare sempre di più per quello che posso. Appuntamento quindi, ricapitolando? Domenica mattina alle 9:30 parte la run bike, parte anche la marcia ludica. E a Villanova di Prata. A Villanova di Prata, sì. Grazie. Tutto per sconfiggere la Duchenne e altre, altre malattie che invalidanti, sono invalidanti, purtroppo. Sì. Certo. Bene, allora chiudiamo questa prima parte. Ora c'è la borsa, il tempo meglio. La borsa, il break e poi le altre notizie dal Friuli Venezia Giulia e dal Veneto. C'è pure la pagina sportiva in merito alla trasferta del Pordenone ad Ancona. Buonasera e ben ritrovati, giornata buona oggi sulla regione anche se caratterizzata un po' dalla foschia, quindi con delle velature. Per quanto riguarda il fine settimana ci aspettano un po' più di nuvole nella giornata di domani, sabato, quindi più nuvole soprattutto verso est, una certa nuvolosità variabile che interesserà gran parte del territorio, appunto sulle zone orientali, soprattutto vicino alle prealpi, probabilmente il cielo potrebbe essere anche coperto e non è esclusa anche del tutto qualche locale piovigine. Per quanto riguarda le temperature, un lieve calo visto appunto la minore presenza di sole. Un po' meglio domenica, direi variabilità, ci sono ancora condizioni favorevoli al ristagno un po' dell'umidità nei bassi strati, possibili foschie, locali banchi di nebbia nella notte sulla bassa pianura, temperature un po' come oggi, intorno ai 17-18 gradi le massime in pianura. Sulla costa un po' più fresco,
per effetto delle brezze il mare a 11 gradi, quindi riporta aria più fresca verso la terra. Per quanto riguarda l'inizio della prossima settimana, tempo buono ancora in montagna, variabilità su pianura e costa, un peggioramento probabilmente sarà appena nella seconda parte della prossima settimana, ma su questo avremo ben tempo di aggiornarci. Buona serata a tutti. Settimana intensa per i mercati finanziari, caratterizzata dagli interventi delle principali banche centrali mondiali e dal primo appuntamento elettorale di una lunga serie che attende il vecchio continente, quello olandese. Oltreoceano è andato tutto come previsto. La chairwoman Fed, Janet Yellen, ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, come atteso dai mercati, portando dunque il costo del denaro all'interno della forchetta 0,75-1%. Sul fronte politico europeo, il termometro olandese non ha fatto scattare segnali di allarme, in quanto a prevalere è stato il leader liberale, il premier uscente Mark Rutte. In questo quadro, i mercati azionari europei hanno registrato un significativo miglioramento anche dal punto di vista tecnico, con Piazza Affari in testa. L'indice FTSE MIB ha infatti generato un forte segnale rialzista nella seduta di giovedì, rompendo al rialzo la coriacea resistenza statica a 19.800 punti e portandosi sopra la barriera psicologica a 20.000 punti. La seduta odierna si è conclusa in ribasso dello 0,17. Le contrattazioni odierne sono state caratterizzate da un clima misto, dove non vi è stata una netta direzionalità. Lo share invece è sceso dello 0,09%. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, copertina dedicata dunque alla Sacile Gemona che entro 2018 insomma tornerà a splendere nella sua livrea, chiaramente da Sacile a Maniago resterà in vigore il vecchio orario passeggeri, è ancora in funzione regolare la tratta Osoppo per quanto riguarda Gemona, elettrificata tra l'altro per il cargo, ma il tratto appunto mancante sarà utilizzato come linea turistica. Ne parleremo nel corso del giornale con un servizio. Si è appena concluso invece al centro congressi della Fiera di Udine l'11ª edizione di Young, che ha dato a oltre 1.600 studenti delle scuole superiori della provincia di Udine e di Gorizia l'opportunità, spalmata in 3 mattine e su più di 60 incontri, di prendere parte ad una lezione diversa, anzi diverse lezioni, quelle raccontate dal vivo da decine tra imprenditori, liberi professionisti, outsider e giovani talenti emergenti come le Frecce Tricolori, il mister dell'Udinese Luigi Del Neri, l'esperto in risorse umane della Delta Aschi Federico Gangi e la giornalista della redazione mobile del Corriere della Sera Greta Sklaunik, originaria di Villesse in provincia di Gorizia. Una rete di aiuti e interventi concreti a sostegno di chi vuole diventare genitore per invertire la denatalità. Per il presidente della provincia di Udine, Pietro Fontanini, non sono più rinviabili misure forti, ma soprattutto congrue all'impegno di futuri mamme e papà per incentivare e supportare le coppie del nostro territorio. Sarà pronto invece entro un paio di anni il nuovo impianto della NET SPA nell'attuale sito di Via Gonarsa Udine. La gara d'appalto per la concessione di costruzione e gestione dell'impianto di trattamento della
Forsu e della FOP, che produrrà biometano, energia elettrica e termica, compost di qualità e biocarb, e delle opere accessorie e complementari, è stata vinta dall'ATI tra le imprese Bioner S.p.A., Green Project S.r.l., IC Impianti Civili Industriali, società cooperativa, e la AMUT S.p.A. E adesso andiamo a Gemona, primo servizio, situazione dell'ospedale. L'aria che tira, una bufera, servizio. Una giornata di anticipo di primavera per capire qui a Gemona che aria tira, ma soprattutto per quanto riguarda il futuro dell'ospedale, se questa benedetta primavera arriva anche per voi oppure è già calato l'inverno definitivamente. Assolutamente no, noi continuiamo la nostra lotta ormai ultraventennale e prima o poi il tempo ci darà ragione, perché appunto è galantuomo. In questo periodo fra l'altro sono emersi i dati della mortalità regionale e guarda caso le zone di montagna e le zone dove gli ospedali sono stati chiusi o riconvertiti hanno il numero di morti maggiore. Questo lo dice molto lungo e chiaramente non serve commentare. Senta, per quanto riguarda ad esempio le valli del Natisone, zona di Cividale, la regione ha trovato una sistemazione, nel senso che ha aperto un punto di primo soccorso, usiamo questo termine, no? Con ambulanza automedica. Per quanto riguarda invece l'area dell'Alto Friuli e comunque del Collinare, si aspetta qualcosa? Ah, in effetti la riforma prevedeva l'automedica Tolmezzo, di cui non c'è ombra. Sono state esportate alcune ambulanze nelle vallate della Carnia e a Chiusa Forte, cosa che è assolutamente condivisibile, però la chiusura del pronto soccorso di Gemona con la sua area d'emergenza e i posti di osservazione non hanno fatto altro che gravare ulteriormente le strutture di San Daniele e Tolmezzo senza dare risposte effettive a questa zona. Ecco, per concludere Polano, la domanda a diritto è: 2017 come 2016, cioè questo non è bisesto, ma pare comunque funesto. Beh, in effetti il 2017 purtroppo non porterà novità, visto che la sordità assoluta che la regione dimostra nei confronti della sanità regionale. Hanno fatto delle scelte, le vogliono portare fino in fondo, se ne accorgeranno alle prossime elezioni. Il nostro gruppo televisivo ricerca per le province di Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste, Venezia, Rovigo, Treviso, Padova, Belluno, Vicenza, personale ambosesso da inserire nel settore commerciale. Si propongono 6 mesi di pratica e poi assunzione a tempo indeterminato. Le persone interessate devono telefonare in orario d'ufficio allo 0434 552444. E adesso restiamo nel capoluogo della pedemontana friulana, abbiamo sentito che l'aria è burrasca per quanto riguarda l'ospedale, qualcosa di buono, insomma, la famosa aria calda, il ponentino, diciamo così, il ponentino romano arriva sulla Sacile Gemona, perché sarà riattivata per quanto riguarda la tratta mancante, quella in questo momento dismessa, ma capiamone di più nel servizio. Quando si dice conciliare la gomma con la rotaia, no? La gomma della bicicletta o la gomma dell'auto? Per noi è molto importante l'intermodalità, quindi dare la possibilità al turista in bicicletta di arrivare, di raggiungere facilmente una zona dove ci possa essere un percorso cicloturistico. Chiaramente dal punto di vista dell'impatto solo ambientale, il treno dà la possibilità di trasportare molte biciclette, di evitare di avere molte auto. Ecco, possiamo dire insomma un volano alternativo per quanto riguarda il turismo pedemontano? Ma certo, perché il turista in bicicletta o il cicloturismo, che ha la caratteristica tipica del turista adatto al nostro territorio, perché è un turista che ha bisogno di strutture non molto grandi, è un turista che ha il tempo per fermarsi a visitare con tranquillità delle zone che non sono toccate dal traffico che unisce dei grandi punti turistici distanti fra di loro. Il ciclotreno, di che cosa si tratta? Beh, è una invenzione o comunque una realizzazione che è stata una esercitazione di laboratorio per gli alunni dell'Istituto Superiore di Sacile. Il loro insegnante li ha messi alla prova realizzando questa bicicletta su 4 ruote ferroviarie che gli permetterà di spostarsi, di provarlo perlomeno su alcuni tratti resi disponibili della ferrovia proprio in occasione del
della giornata del primo di aprile. Il ruolo di Legambiente in questa iniziativa? Allora, Legambiente partecipa come promotore nazionale, verrà la responsabile nazionale Mobilità Dolce, perché è nel Comodo, che quindi partecipa al convegno e organizza la maratona. Come regionale, in varie fasi, diciamo, la maratona appunto che parte da Trieste, Gorizia, Valle dell'Isonzo, Carinzia e poi torna giù a Gemona con Micoltra, e come circolo di pedemontana gemonese per la visita ai laghetti di Cornino. Però ricordo che quattro circoli di Legambiente sono lungo la ferrovia Sicilia Gemone, quindi questi verranno prima o dopo, diciamo, sono già in parte coinvolti nel sostenere questi progetti di sviluppo del territorio, sia turistico che anche di trasporto pubblico. Signor Sindaco, allora possiamo dire chilometro zero, stazione di partenza per rimettere in piedi un qualcosa di importante. Sì, beh, devo dire che devo ringraziare le Ferrovie dello Stato, in particolare anche la Regione, per l'attivazione e per la determinazione con la caparbietà con cui hanno portato avanti il progetto di ripristino della tratta Gemona-Sacile. Però devo ringraziare soprattutto tutte le amministrazioni locali e tutti i comitati che si sono attivati in questo senso, che oggi raggiungono insieme a tutti un risultato davvero molto importante. Andiamo a chiudere dunque la pagina informativa del venerdì con Giuliano Gemo, weekend importante questo, anteprima della UNESCO City Marathon che si svolgerà da Cividale passando per Palmanova e arrivo ad Aquileia il prossimo fine settimana. Allora Gemo, anche quest'anno grande successo, soprattutto tanta roba viene da dire, no? Sì, siamo veramente contenti, siamo il quinto anno. E siamo partiti nel 2013 in sordina, così come novità era un'incognita, perché non è semplice fare 42 km 195 in linea, però col tempo si è consolidata fino ad arrivare [S2] Certo. [S1] A questa quinta edizione, e quindi il prossimo 26 marzo, domenica 26, avremo la definitiva consacrazione con appunto questa maratona. Senta, curiosità vuole che, chiaramente le faccio questa domanda, il progetto era alternato, nel senso che un anno si partiva da Cividale e si arrivava ad Aquileia, e dopodiché l'anno dopo da Aquileia a Cividale e viceversa. Come mai adesso invece la scelta definitiva di partire dalla città ducale per arrivare nella capitale della Friulanità? Ma perché i partecipanti, a maggioranza, hanno visto che, anche se non c'è grande dislivello, perché ci sono circa da 0 a 130 metri, però specialmente la parte finale, quando siamo per la prima edizione siamo partiti da Aquileia, veramente a quella leggera salita lì nella zona di Premariaco diventa veramente rassentito. E dopo la seconda edizione si è trovato così. Da quel momento abbiamo fatto una scelta, abbiamo visto che in definitiva non è che abbiamo trovato ostacoli da parte anche da parte dei comuni, diciamo così. Questa è una cosa importante. Eh sì, perché insomma può essere. Senta, questi 42 chilometri e 140, anzi questi 42 chilometri e 195 metri, sì, famosi, no? Sì. La gara di maratona per eccellenza. Insomma, sì, si parte da Cividale, luogo importante, fondata il Foro di Giulio, per capirsi. Sì. Si passa per Palmanova a circa metà del percorso, che ricorda insomma Palmanova, la fortezza veneziana, e si conclude ad Aquileia. Abbiamo detto culla del friulanesimo, ma nello stesso tempo all'epoca la quarta città romana per importanza dell'impero e soprattutto porta d'oriente per il cristianesimo. Insomma, si respira non solo sport ma tanta cultura e tradizione, no? Soprattutto, sicuramente. E poi sicuramente abbiamo constatato negli anni che hanno preceduto che veramente arrivare nella piazza della Basilica è qualcosa di veramente emozionantissimo, ma gli stessi partecipanti, non solo i nostri corregionali o i nostri, certo, italiani, ma quelli che vengono all'estero, veramente per loro è qualcosa di inimmaginabile, che veramente noi ogni volta siamo noi che ci stupiamo di quello che loro
constatano e come e che vedono, insomma. E che vedono, no, veramente. Senti Giuliano, ci vediamo del tu perché ci conosciamo da tanti anni, insomma, non solo per maratona, ma per calcio e motori, via dicendo. Senti, questa maratona era nata un po' in sordina, nel senso che qualcuno non l'aveva neanche presa in considerazione. Invece nel corso degli anni siete stati bravi a saper seminare, mettere il sassolino o la pietra o il porfido uno attaccato all'altro, e adesso stranamente qualcuno ha capito che questo è un altro volano, o usiamo un termine più corretto, un altro tassello per il puzzle chiamato Friuli. Sicuramente, ma difatti questa era un'idea per questa opportunità di avere queste due città che così chiamate UNESCO, città del patrimonio UNESCO. E poi questa unicità, poi non dimentichiamo che noi adesso abbiamo avuto il riconoscimento dell'UNESCO, dell'organizzazione UNESCO, perché l'UNESCO non è che si occupi di sport, l'UNESCO fa cultura, educazione, scienza. Lo sport solitamente è appannaggio del CIO, del Comitato Olimpico Internazionale, che riconosce le discipline sportive. E quindi all'inizio, quando noi abbiamo titolato questo, che poi la titolazione, come dico, è derivata dal fatto stesso che sono due città UNESCO, perché abbiamo giocato sul nome UNESCO City Marathon, che vuol dire letteralmente la maratona delle città UNESCO, nessuno può contestare. Certo. E difatti all'inizio non è che abbia visto, non dico, non è che abbia visto con diffidenza, però l'UNESCO si sa che qualcuno prima vuol vedere e poi capire. Sì, no? sicuramente all'inizio il carro era molto leggero, bastava mezzo bue per trascinarlo. Adesso stranamente sono tutti saliti sul carro. Hai detto bene. Però l'importante è saper lavorare bene, perché i risultati prima o poi arrivano. Sicuramente. Ecco, grazie Giuliano Gemo per il suo intervento, grazie a voi gentili amici e amiche per la visione e l'ascolto. Break pubblicitario e poi come sempre l'informazione continua, non più dal Friuli Venezia Giulia, ma dal Veneto. Arrivederci. Bentrovati anche dal Veneto, apriamo subito con la cronaca. Nel tardo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti a San Pietro di Stra, siamo in provincia di Venezia, davanti Villa Pisani, per un signor anziano scivolato dentro il naviglio del Brenta mentre faceva una passeggiata. Niente da fare purtroppo per l'uomo, nonostante i soccorsi. I pompieri intervenuti da Mira e Mestre con i sommozzatori e l'elicottero Drago 81 del reparto volo hanno subito individuato l'uomo, recuperandolo. L'anziano, un 95enne del posto, è stato affidato alle cure mediche del 118, che purtroppo ha dovuto constatare il decesso. Castelfranco Veneto, la Guardia di Finanza scopre un'impresa di pulizie che nel tempo aveva impiegato fino a 170 lavoratori nero, nascosti al fisco 4 milioni di euro in servizio. Un'impresa di pulizie che al contempo forniva personale di lavoro a tempo determinato, arrivando ad impiegare nel tempo anche 170 lavoratori in nero, nascondendo al fisco 4 milioni di euro di ricavi, con una sottrazione di IRPEF per le casse dello Stato di 1.400.000 euro. Il fiuto della Guardia di Finanza di Castelfranco ha permesso di approfondire alcune posizioni, accertando la completa assenza di dichiarazioni fiscali da parte del titolare sin dall'avvio dell'attività. I finanzieri hanno riscontrato l'invio di mail a potenziali clienti, presentando la ditta come specializzata nella fornitura di personale a tempo determinato, e che in tale veste veniva procurata la manodopera necessaria ad imprese operanti prevalentemente nel settore turistico alberghiero ed in quello metalmeccanico. I lavoratori venivano arruolati attraverso annunci pubblicati su vari siti internet, quindi forniti ed impiegati completamente in nero, senza essere assunti da nessuno. Per l'impiego di oltre 170 lavoratori in nero sono state rilevate e ritenute non operate e non versate superiori a 120.000 euro. A causa dell'esercizio non autorizzato dell'attività di somministrazione del lavoro, sia per il titolare della ditta sia per i rappresentanti legali delle aziende che hanno usufruito della manodopera, è prevista un'ulteriore sanzione amministrativa fino a 50.000 euro. Restiamo sempre nella Marca. Vazzola, focolaio di aviaria in un piccolo allevamento di selvaggina,
Nell'allevamento nei giorni scorsi si era verificata una moria di 5 volatili. Effettuati i controlli del caso è risultato che la causa era appunto l'aviaria. L'azienda sanitaria ha disposto l'immediato sequestro dell'allevamento e l'abbattimento e distruzione di 200 capi presenti tra fagiani, quaglie e starne. A seguito del focolaio di aviaria nelle zone di protezione e sorveglianza limitrofe all'allevamento, scatterà, come previsto dai controlli regionali, l'intensificazione dei controlli. Più di 500 persone invece con bandiere della Lega Veneta e striscioni contro lo Stato hanno manifestato oggi davanti al Palazzo di Giustizia di Brescia in occasione dell'udienza preliminare a carico dei 48 secessionisti lombardo-veneti finiti nell'inchiesta bresciana. La decisione sul rinvio a giudizio è stata rinviata al prossimo 15 maggio. Il GUP ha aggiornato l'udienza preliminare per eventuali repliche e per la decisione. L'inchiesta aveva fatto luce su un progetto secessionista per occupare Piazza San Marco a Venezia a bordo di un tanco. Decisamente contraria all'eventuale aumento delle accise sui carburanti, la CGA di Mestre ricorda che dal 2011 ad oggi ci sono stati 7 rincari che hanno fatto impennare del 29% le accise sulla benzina e addirittura del 46% per quelle applicate sul gasolio da autotrazione. Attualmente, a causa del peso delle accise, ogni qualvolta ci si reca presso un'area di servizio a fare il pieno la nostra autovettura, secondo lo studio mestrino si versa al fisco 0,72 euro ogni litro di benzina e 0,61 euro ogni litro di gasolio. Ricordiamo che l'aumento delle accise, commenta il coordinatore della CGA Paolo Zabeo, innescherebbe il meccanismo delle tasse sulle tasse. Ritoccandole all'insù, infatti, le accise andrebbero ad aumentare la base imponibile su cui si applica l'IVA. Per le casse dell'erario si tradurrebbe in un doppio vantaggio a scapito dei consumatori. Ancora in provincia di Treviso, perché Piave Servizi SRL, la società che gestisce il servizio idrico integrato in 39 comuni delle province di Treviso, ma anche di Venezia, ha comunicato che a causa della rottura di una tubazione principale dell'acquedotto avvenuta oggi alle 17 da parte di una ditta terza che stava eseguendo lavori in un vigneto in comune di San Fior, sono temporaneamente prive d'acqua corrente le utenze dei territori comunali di San Fior e San Vendemiano, ma anche di Pianzano e località Quattro Strade a Godega di Sant'Urbano e di parte della zona industriale di Campardo di Colle Umberto, tecnici ovviamente al lavoro per ripristinare il tutto il prima possibile. Vaccini, Veneto in controtendenza, notevole aumento delle adesioni. Sentiamo tutti i particolari nel prossimo servizio. Mentre da ieri in Italia è allarme morbillo con un aumento del 230% dei casi da gennaio 2017, la situazione in Veneto è al momento sotto controllo ed è continuamente monitorata con un aumento dei casi che al momento non suscita allarme. Non solo, ma le coperture vaccinali sono in significativo aumento. Per il morbillo in particolare è stata fatta una rilevazione mirata alla valutazione di tutta la popolazione compresa tra i 2 e i 18 anni con un risultato di copertura vaccinale pari al 92,6%. Tale fascia d'età consente di valutare appieno una buona protezione da questa malattia. Rilevante è l'aumento per l'ultimo anno osservato, quello dei nati nel 2014, che tocca quota 89,2% con un aumento di 2 punti rispetto al precedente rilevamento. A dirlo l'inedito report sull'attività vaccinale in Veneto dell'anno 2016 realizzato dalla Direzione Regionale Prevenzione. E in significativo aumento tra i tanti anche il vaccino antipolio che ha raggiunto, sempre considerando la popolazione tra 2 e 18 anni, una copertura del 95,7% per la prima dose e del 94,5% per la seconda. In evidente calo, secondo il report, sono anche i dinieghi a vaccinare i propri figli, scesi in un breve periodo dal 6,4% al 5,1%. Prendendo in considerazione altri vaccini tra i più conosciuti, quelli per la difterite e polio, risultano avere una copertura del 92%, per il tetano 92,4%, per la pertosse 92%, per l'epatite B il 91,4%, per l'IB il 91,2%.
Nelle nuove schede ministeriali di rilevazione sono state inserite anche nuovi tipi di coperture in Veneto. Quella per la parotite è all'89%, per la rosolia all'89.1%, per la varicella all'86.8%, per il meningococco C al 91.7%, per lo pneumococco all'85.5%. Soddisfazione per il mondo della scuola veneta, perché il professor Antonio Salvagni, docente di italiano e latino al liceo Da Vinci di Arzignano nel Vicentino, si è qualificato tra i 5 docenti migliori d'Italia al concorso nazionale Italian Teacher Prize lanciato dal Ministero dell'Istruzione, al quale hanno partecipato 11.000 candidati da tutto lo stivale. Veneto orientale, Porto Gruaro, un caso di maltrattamento di animali è finito nel mirino dei carabinieri. Un cane di media taglia da 4 giorni non riceveva né acqua né cibo. Il motivo era semplicemente una precauzione, poiché si sarebbero giustificati i proprietari: quando mangia e si abbevera muove le ciotole e dà fastidio agli altri condomini. Questo è quanto sta accadendo in un condominio della città in pieno centro. A dare l'allarme era stata proprio una condomina che aveva segnalato prima alla polizia locale e poi alla protezione animali che un cane da 4 giorni continuava ad attirare la sua attenzione per colpa degli estenuanti lamenti a tutte le ore del giorno. La segnalatrice ha lamentato che nessuno le aveva prestato ascolto e così si è rivolta ai carabinieri. È stata invece revocata dall'autorità giudiziaria l'autopsia sulla salma di Walter Gusso, il 63enne residente al villaggio dell'orologio a Caorle, deceduto nella giornata di ieri a seguito di un incidente stradale avvenuto a Lugugnana mentre si trovava alla guida della sua Fiat Stilo. E ovviamente la frazione che collega sindacale a quella portogruarese di Lugugnana. L'uomo sarebbe deceduto per un malore, nulla osta tuttavia non è ancora stato rilasciato. Oggi pomeriggio l'impresa funebre ha distribuito l'epigrafe di annuncio mortuario. Un sopralluogo invece è stato effettuato dagli uomini del Ministero dell'Interno nei padiglioni della Maschio Gaspardo, che potrebbero ospitare i locali della Polizia Stradale Unificata di Porto Gruaro e San Donà. Ad evidenziarlo i sindacalisti della UGL di Polizia di Stato, il collega Rosario Padovano ha avvicinato Mauro Armelao. Mauro Armelao, segretario generale regionale dell'UGL Polizia. Dunque, questo convegno con i sindaci e i loro delegati in Villa Comunale a Porto Gruaro, alla Sala del Caminetto, per illustrare le proposte del sindacato. Proposte che sono un po' in contrasto con quello che si è letto anche negli ultimi giorni, grazie a un sindacato concorrente. Come stanno le cose, Armelao? Guardi, noi ovviamente facciamo la nostra strada, abbiamo i nostri progetti, le nostre idee sulla difesa dei presidi degli uffici di polizia, in questo caso della stradale di Porto Gruaro, che è il primo distaccamento storico d'Italia. Ecco, oggi è un importante incontro che si farà, che abbiamo chiesto noi, che si farà con tutti i sindaci del Veneto orientale, per parlare esattamente e specificare qual è la differenza tra l'ufficio della stradale che c'è a San Donà e la differenza dell'ufficio della polizia stradale che c'è a Porto Gruaro. I servizi sono, diciamo, uguali ma diversi per quanto di competenza, perché San Donà ha esclusivamente competenza sulla autostradale. Rete autostradale, mentre Porto Gruaro ha competenza esclusiva sulla viabilità ordinaria, quindi vuol dire sicurezza sui litorali anche di Bibione e Caorle nel periodo estivo. Ma con l'accorpamento che cosa cambierebbe? Che ci sarebbe la vigilanza sia sulle autostrade che sulla viabilità ordinaria? Bravissimo, allora noi sappiamo che Porto Gruaro era stata inserita dal Ministero nella blacklist degli uffici da chiudere, quindi cosa vuol dire? Magari non chiuderla adesso nel primo step, ma chiuderla successivamente. Il COISP, un altro sindacato, ha criticato questa cosa dicendo che Porto Gruaro rimarrà aperta. Il problema è che il Ministero non è che di fatto va a chiudere con un decreto il distaccamento di Porto Gruaro. Il Ministero sta facendo morire questi distaccamenti, perché quando ci sono i colleghi che vanno in pensione e non vengono rimpiazzati da nuove forze, è chiaro che il distaccamento da 18, che era diversi anni fa, adesso si sono ritrovati in 5 colleghi, è chiaro che fanno solo carte, esatto. Cioè di fatto non è operativo. Loro dipendono dall'ufficio servizi, dal comando, dal distaccamento di San Donà, però di fatto fanno queste pattuglie nella viabilità ordinaria, ma è chiaro che se sono in 5
Accorpando invece i due uffici di polizia, praticamente si andrebbe a salvare sia la viabilità autostradale, perché lì è obbligatoria in quanto c'è una convenzione ministeriale tra Ministero e Autovie, ma si andrebbe a salvare, avendo personale in più a disposizione, accorpando ovviamente i due uffici, si andrebbe a salvare la viabilità ordinaria, la vigilanza sulle nostre strade, quindi provinciali e statali. Sanstino di Livenza piange il maestro di musica Francesco Lovisotto, 87 anni, ha composto l'Inno dell'Avis ed è stato organista e insegnante di musica alle scuole medie. I funerali previsti per domani alle 15 nella chiesa parrocchiale. Porto Gruaro invece è lutto nel mondo del commercio locale, è scomparso all'età di 89 anni Benito Iberati, era suo infatti uno dei primissimi negozi di abbigliamento sportivo non solo del Porto Gruarese ma dell'intero Veneto orientale. Iberati era riuscito a intuire il business del settore, funerali ovviamente anche questi domani alle 15 ma in Duomo. Un'informazione di servizio, il nostro gruppo televisivo ricerca per le province di Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste, ma anche Venezia, Rovigo, Treviso, Padova, Belluno e Vicenza, personale ambosesso da inserire nel settore commerciale. Si propongono 6 mesi di pratica e poi assunzione a tempo indeterminato. Le persone interessate possono telefonare in orario d'ufficio al numero che vedete in sovraimpressione 0434 552444. A Gruaro invece il Comune organizza l'iniziativa Biblioteca Aperta dal 20 al 27 di marzo. Gli studenti della scuola primaria saranno coinvolti in alcune letture animate, attività a cura di un lettore professionista, e i ragazzi della scuola secondaria di primo grado ascolteranno proprio le letture. E si parla dell'ospedale di Porto Gruaro attraverso una missiva da parte dell'esponente pentastellata Arianna Spessotto. Abbiamo il fondato timore che, a discapito di tutte le promesse fatte in questi mesi e rimaste puntualmente lettera morta, il punto nascite di Porto Gruaro non rivedrà mai la luce. A dirlo la parlamentare veneta del Movimento 5 Stelle, i cittadini hanno fatto in questi mesi l'impossibile per vedere riaperto il reparto che dallo scorso giugno ha un nuovo primario ma che continua, dice Spessotto, a rimanere chiuso apparentemente a causa del blocco delle assunzioni dei medici. Al momento risultano in ruolo 7 ginecologi su 9, ma basterebbe di fatto un solo medico in più per garantire la riapertura del centro e assicurarne il servizio in attesa di completare l'equipe medica nel proseguo dell'attività. È passato quasi un anno, dice ancora l'esponente veneta, da quando il direttore generale promise di riaprire il punto nascite entro la primavera scorsa, parlando perfino di un debito da onorare con la popolazione. E così, mentre i cittadini veneti si ritroveranno una nuova tassa per pagare un'opera inutile come la pedemontana, che solo il presidente del Veneto vuole, i servizi sanitari del Veneto orientale sono sempre di più al collasso, ma per quelli i soldi non ci sono mai. Ebbene, ora una notizia di sport. Pausa di campionato in A2 di pallamano, si tornerà in campo il prossimo 25 marzo, giornata che si annuncia quasi interlocutoria per la di pallamano d'Erzo, reduce dalla sconfitta interna nel big match contro l'Arcobaleno Oriago, che vittorioso di un punto ha messo una seria ipoteca sull'esito del torneo. Infatti la formazione veneziana è lanciatissima verso la promozione in Serie A. Obiettivamente lo d'Erzo resta in corsa soltanto per la matematica. L'importante è chiudere degnamente il torneo di Serie A uomini, anche per costruire giocatori in grado di poter scalare le gerarchie delle squadre più importanti del panorama pallamanistico italiano. Il 25 marzo, dunque alle ore 20:30, è in programma il grande derby a San Fior. La Gridiron vuole far vedere i sorci verdi, così ovviamente per dire allo d'Erzo, in una sfida in cui i sanfioresi puntano al secondo successo consecutivo. Infatti quello di quest'anno è il campionato delle occasioni mancate per il San Fior di Conegliano, quindi il derby fa proprio al caso loro. Infine, in seconda divisione femminile, cioè l'equivalente della Serie A2 del gentilsesso, torna in campo dopo 2 settimane lo d'Erzo. Qui è cambiato tutto perché la capolista Raluca ha perso 25-8 sul campo di Leno e lo d'Erzo è lì a meno 1 in classifica, 33 punti per il Raluca, 32 per Oderzo. Domani si gioca regolarmente alle 18, le Opitergine affrontano in casa le Vicentine del Malo, il Raluca ospita invece il San Lazzaro, Oderzo vuole il sorpasso.
È davvero tutto anche dal Veneto, vi lascio alle nostre previsioni del tempo e poi un approfondimento sportivo. Grazie ovviamente per essere stati con noi, a voi tutti un buon proseguimento con la nostra programmazione. Arrivederci. Sabato, su pianure e prealpi alternanza di nuvolosità, variabile e schiarite sulle Dolomiti, spesso nuvoloso, precipitazioni assenti, temperature su pianure e prealpi in lieve aumento, di notte in lieve calo di giorno rispetto a venerdì, sulle Dolomiti in diminuzione anche sensibile sia nelle ore notturne sia nelle ore diurne, venti, sulle Dolomiti moderati tesi da nord-ovest, altrove in prevalenza deboli a tratti moderati con direzione variabile, mare poco mosso. Presidente, ho visto che ha catechizzato oggi i giocatori alla vigilia della partenza per giocare all'Ancona, insomma, non è che sia una partita facile. No, stavo dicendo proprio questo, che troveremo un ambiente, secondo me, particolare. Un po' in subbuglio, eh? Eh sì, quindi dobbiamo essere bravi, avere l'atteggiamento subito iniziale in modo da creare qualche difficoltà e così magari l'ambiente dopo si surriscalda, ma nei confronti dei loro giocatori, non dei nostri. Già il Conero è caldo da far suo, se poi ci mettiamo anche la situazione in classifica di una formazione che pretendeva all'inizio di salire in Serie B. È normale, perché lì naturalmente in queste piazze, sai Gigi, sono piazze abituate a vedere la Serie A, la Serie B per tanti anni, quindi stanno attraversando un momento di difficoltà. Noi dobbiamo essere bravi, come dicevo prima, a mettere la partita sui binari giusti, e ho cercato di dire alla squadra che abbiamo fatto ultimamente qualche trasferta, qualche prestazione sottotono. L'importante è che noi ritroviamo lo spirito che abbiamo avuto in casa nelle ultime partite e soprattutto che facciamo prestazione. Poi attraverso la prestazione sono convinto che arriva anche il risultato. Rashid, ma qualcuno ha fatto la macumba? No, no, è una macchina che si è un po' inciampata sui rigori, ma quello non è... No, sui rigori solo, perché però, per quanto riguarda il gioco, anzi tu ci sei messo al servizio della squadra, tanto di cappello. Quindi io sono sereno, perché comunque ho sempre fatto il lavoro per la squadra, sempre lavorato per la squadra, e adesso domenica abbiamo una partita molto delicata e difficile, perché dovremo partire forte, perché loro non ci avranno niente da perdere, e quindi dobbiamo partire forte e cercare di fare gol subito e mettere la partita nel modo giusto per noi, diciamo. Quindi non è una partita scontata. No, dicevo appunto, Rashid è al servizio della squadra ed è difficile per uno che è il futuro del gol, lo dico a un cannoniere, no? Mettersi al servizio della squadra come fa lui non è facile. No, ci stavo dicendo prima, Rashid, infatti ero con lui, Gigi, che cercavo di trasmettergli, ma di dirgli un po' qual è il mio pensiero, un po' d'esperienza. Purtroppo gli anni passano, rimane solo l'esperienza, cercare di rassennarlo che lui è un punto di riferimento per la squadra. Fa un lavoro straordinario e gli ho detto: guarda Rashid, tu continui a lavorare così che noi siamo strafelici. Certo, ho fatto l'attaccante, quando si sbaglia un rigore dispiace, però lui si è messo a disposizione, lui deve stare sereno, non deve pensare a cose personali, ma bensì a lavorare per la squadra, e lui sotto questo aspetto credo che sia qualcosa di straordinario. Quindi noi siamo molto sereni, siamo molto contenti di quello che sta facendo. Sì, e aggiungo che comunque sento la fiducia di tutti, e sicuramente anche i miei compagni, che il mister, che l'ambiente comunque non è un ambiente che ti rompe le scatole, diciamo, quindi sono proprio sereno, quindi non ci sono problemi.